Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Il televoto che si chiuderà nella diretta del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre non prevede nessuna eliminazione, ma i due concorrenti più votati guadagneranno l'immunità. In nomination ci sono Lorenzo, Shaila, Amanda e Giulia e secondo il sondaggio pubblicato dal sito grandefratello.forumfre, aggiornato alle ore 12 di sabato 19 ottobre e a cui hanno partecipato 1107 utenti, il più votato risulta essere Lorenzo Spolverato, seguito da Shaila Gatta e Amanda Lecciso. Dopo l'eliminazione di Michael Castorino avvenuta lo scorso lunedì, bisognerà attendere fino al 28 ottobre prima di assistere all'uscita di un altro concorrente. Difatti il televoto che si chiuderà il 21 ottobre non è eliminatorio, ma servirà a decretare i due nuovi immuni nel prossimo turno di votazioni. Il pubblico è quindi chiamato a decidere chi premiare tra i quattro in nomination: Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Giulia Bruschi. Attraverso sondaggio lanciato da grandefratello.forumfre si può notare come in pubblico sia diviso, visto che sembra esserci una sorta di testa a testa tra tre dei quattro geffini. Le percentuali di voto di Lorenzo, Shaila e Amanda sono molto vicine e quindi c'è molta incertezza su chi saranno i nuovi immuni. Comunque sia, al momento Lorenzo riesce a spuntarla su tutti, risultando il più votato con il 27,42%. Seconda posizione per Shaila con il 26,24% delle preferenze, seguita a breve distanza da Amanda con il 25,88% dei voti. Come si può notare, il divario tra i tre primi classificati è molto ristretto e quindi tutto potrebbe succedere. Non sembrano invece esserci chance per Giulia che, secondo il sondaggio preso in considerazione, ottiene solo il 20,45% delle preferenze. Da tenere presente che questi dati potrebbero essere sovvertiti dal verdetto ufficiale che verrà letto nella diretta del 21 ottobre da Alfonso Signorini. Gli ascolti del reality di Signorini non decollano. L'ultima diretta del 14 ottobre è stata vista da una media di 2.204.000 spettatori con uno share del 17,36%. Dati non entusiasmanti e che sembrano confermare il fatto che il Grande Fratello non riesce più a convincere il pubblico e ad offrire ai telespettatori contenuti interessanti e attrattivi. Basti pensare che la prima puntata di questa edizione è stata la meno vista di tutta la storia del reality show, con il 21,28% di share.